Se qualcuno dovesse aver visto qualcosa, vi prego di comunicarlo alla polizia o alla nostra famiglia. È l'appello lanciato dal padre di Christian, il ragazzo di 16 anni che è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente accaduto il 10 maggio scorso in zona aeroporto a Fano. Erano le 9:45 di domenica mattina quando il giovane, a bordo della sua Vespa, stava percorrendo la strada comunale San Michele. Dal racconto del padre, pare che il 16enne si sia immesso in via Enrico Mattei dove stava transitando una moto in direzione mare. L'impatto è stato violento ed entrambi i conducenti sono stati sbalzati di alcuni metri, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Fano e Fossombrone. I sanitari, viste le condizioni del minorenne, hanno subito disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Le lesioni riportate dall'altro centauro, 38enne di Mondavio, sono apparse invece meno gravi. Per questo è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Croce dove è stato ricoverato. Ad intervenire per i rilievi di legge la polizia stradale di Cagli e Pesaro. Come sta suo figlio? Adesso gli hanno tolto il collare, cosa, gli hanno aperto un po' il gesso al polso. Dovrà subire un intervento? Sì, al ginocchio, forse domani. Quanti giorni poi avrà di convalescenza? Non lo so perché da domenica scorsa è andato su subito 45 giorni a letto perché ha rotto anche il bacino. Ecco, ci racconti com'è andata la dinamica? Suo figlio da dove veniva? Mio figlio veniva lì da strada San Michele e girava a sinistra per venire a casa. Sì. Però vedeva arrivare soltanto una macchina in lontananza. Mio Poi cosa è successo? Cosa racconti? figlio ha detto che una moto ha sorpassato la macchina e l'ha centrato. Ora che cosa cerca? Vorrebbe lanciare un appello? Se qualcuno ha visto com'è stata la dinamica, un po' di buon cuore. Perché in questo modo delle testimonianze potrebbero essere utili per Sì, raccontare esattamente com'è stata la com'è dinamica. stato realmente l'incidente. Chi ha visto qualcosa, se si ricorda qualcosa, mi farebbe piacere che qualcuno o mi contatti o va alla polizia.